napoletana proprio d'occo, puro sangue, però sono sempre venuta qui a Caserta, molto ho lavorato, ma molto alla Reggia, perché abbiamo fatto, stavo dicendo appunto prima col sovrintendente, due film, vabbè, uno con Enzo Cannavale e Ferdinando I, Re di Napoli, ci siamo divertiti tantissimo, perché io penso che come donna, come tipo di donna, proprio come sono strutturata io, questo piccolino che c'è qua è mio nipotino, io sono già nonna, lui, vuoi dire come ti chiami al microfono? Lorenzo. Lui ha già fatto il film con me e praticamente col seno grande, così allora con questi vestiti bellissimi, sai, Enzo Cannavale faceva il re e quindi c'ho questo ricordo meraviglioso, tutto, e scorrazzavamo per tutti questi. L'unica cosa che ho notato adesso, ritornando dopo un po' di anni, è che quella scala è pesante, mamma mia. Allora ho pensato, ma e le regine all'epoca non c'erano gli ascensori, allora, ma come facevano ad andare avanti e indietro? Poi volevo andare a vedere le stanze. Invece sopra erano impegnate, non me l'hanno fatto vedere. Comunque un bel rapporto qua con la Reggia, qua c'erano un sacco di persone perché poi c'è l'Heptiquan proprio in questa sala e da qui partivano tutte le serate che facevamo per tutta la regione Campania. Io ho gli occhiali che guardate come sono un po' stanca, è vero? Troppo stanca. Come mi vedi da là? Tu che dici? Posso stare anche così, ma poi uno si può anche riguardare. Allora, io faccio come sempre serate e teatro, tanto teatro. L'anno prossimo ho due commedie, una commedia brillante con la quale gireremo tutta l'Italia, e non ti dico il titolo perché purtroppo è Top Secret, perché è un rifacimento da una commedia inglese. E poi faccio il mio Luci del Varietà, quello tra Varietà, Cabaret, eccetera, con l'omaggio a Dino Verde, che quest'anno ho fatto al Teatro Troisi per un paio di giorni, però ricomincio a girare l'anno prossimo. E poi c'è la fiction, la mia fiction ormai è diventata una storia, perché è cominciato un anno e mezzo fa, 2 anni fa, abbiamo fatto la puntata pilota, poi abbiamo bloccato perché a Napoli, e questo devo dirlo con sommo dispiacere, con grande rammarico, che le cose che si fanno a Napoli, non so perché, si bloccano, ma non si bloccano né per i soldi, i soldi tanto ormai, fortunatamente o sfortunatamente, non ci sono da nessuna parte, si blocca per la gente, non è buona. A me, se vedo che tu fai una bella cosa e dai lavoro anche ai napoletani, io penso che ti aiuto. Invece qua c'è una specie, ossaccio fa che una specie di invidia, non lo so cos'è, però succede questa cosa particolare. Però sto andando avanti, ho fatto 4 puntate, per cui penso devo farne 12, vado avanti. E ho inserito anche Caserta, perché c'è una storia di un ragazzo che è un maresciallo, che, un ragazzo, insomma, un bel signore che fa il maresciallo, e praticamente parte da qua. Appunto,